Isola dei Famosi, anche Marina La Rosa del Grande Fratello nel cast. Isola dei Famosi cast, la produzione vuole Marina La Rosa del Primo Grande Fratello. Il cast dell'Isola dei Famosi 2018 non è ancora stato chiuso. E nelle ultime settimane, come fa sapere il settimanale Oggi, la produzione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, sta facendo il possibile per ingaggiare Marina La Rosa. L'amata gatta morta del Primo Grande Fratello sarebbe ancora indecisa. Il motivo? L'amica del compianto Pietro Taricone non vuole lasciare per un lungo periodo i figli Renato e Gabriele, che hanno ancora 7 e 5 anni. La siciliana sarebbe però tentata di sbarcare in Honduras, questa partecipazione potrebbe rilanciare la carriera di Marina che, dopo essere diventata mamma, ha rallentato con gli impegni lavorativi e televisivi. La Rosa accetterà? In passato ha già partecipato ad un programma simile, ovvero Reality Circus condotto da Barbara D'Urso. Chi sono i concorrenti confermati dell'Isola dei Famosi? In attesa di scoprire se Marina La Rosa partirà o meno per l'Honduras, alcuni nomi dei nuovi naufraghi sono già stati confermati. Parteciperanno all'Isola dei Famosi, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez Francesco Monte, la cantante Bianca Azzei, la fashion blogger Chiara Nasti, l'attrice Brigitte Nielsen, la showgirl Alessia Mancini e l'ereditiera Elettra Lamborghini. La data d'inizio è fissata al prossimo lunedì 22 gennaio, il nuovo inviato è Stefano De Martino, che ha avuto la meglio sull'altro candidato Daniele Bossari. Nel cast ci sarà pure un personaggio non famoso scelto tramite il nuovo format web Saranno Isolani. La nuova vita di Marina La Rosa dopo il Grande Fratello. Dopo il Grande Fratello Marina La Rosa, che oggi ha 40 anni, si è sposata con l'avvocato Giulio e ha avuto due figli. Negli ultimi anni l'ex inquilina della casa di Cinecittà ha portato avanti sporadiche ospitate in TV ma si è dedicata pure allo studio. Si è inoltre iscritta all'università e si è laureata in psicologia. È stata impegnata anche come attrice teatrale ma a lungo andare ha rallentato i ritmi per dare la priorità alla sua famiglia.